Vinicius Baccaro, intanto benvenuto a Latina. La prima domanda che ti chiedo è: come mai questa scelta? Innanzitutto grazie per il benvenuto. La scelta è stata, diciamo che in base alla serietà del presidente, del progetto che Latina ha dimostrato in tutti questi anni, ripeto, della serietà del presidente in mantenere gli impegni presi con tutte le persone, i giocatori, lo staff. Nei giorni di oggi questa è una cosa troppo importante, ci sono tante società che ti promettono tante cose e poi in fin dei conti basta che non arrivi un risultato positivo e cambia, questa serietà passa inosservata. Conosco anche Giampaolo da tanti anni e a parte questa serietà penso che questo scambio che diceva i colleghi prima di questa... Penso che questa esperienza che posso portare a questi giovani e quello che mi daranno loro era uno stimolo che avevo bisogno. Dopo 4 anni esaustivi con la Lazio, lottando per chissà che cosa, che è arrivata in qualche momento no, ma è stato, diciamo, pesante, forse avevo perso qualche motivazione. Non dico per vincere o perdere, perché io sono sempre entrato in campo per vincere, ma soprattutto nel lavoro di tutti i giorni, anche nel rispetto per le persone, questa serietà di cui parlavo, e non solo della parte economica. La serietà non è soltanto pagare lo stipendio a fine mese, sono tante altre cose rispetto, va fatto perché questo è un lavoro, non è mai stato per me la passione, io andiamo a cena o io vado in palestra, che è una cosa che io adoro, ma questo per me è lavoro, quindi bisogna rispettare la gente che lavora tutti i giorni, tutta la settimana. E il sabato e poi è un filo di questa settimana lavorata. Diciamo che abbiamo avuto tanti problemi con questa cosa lì e volevo vivere un'altra situazione, non volevo chiudere la mia carriera con questa esperienza, diciamo, abbastanza stancante. Quindi la scelta è stata dovuta alla serietà del progetto Latina e anche a questi nuovi stimoli che penso che avevo bisogno. Qual è il tuo obiettivo, l'obiettivo di squadra? Il mio obiettivo, ti ripeto, è di portare lo stesso entusiasmo che diciamo che esiste in questo momento col mio acquisto e poter ripagare questo entusiasmo. L'obiettivo della squadra, penso che non possiamo toglierci o togliere i piedi della terra, perché è di un campionato, diciamo, mediano, innanzitutto salvarci e poter entrare nei playoff e in Coppa Italia. Penso che sia questo il primo obiettivo. Non voglio né dare false speranze, ma neanche promettere delle cose che poi non dipende neanche soltanto da me. È una squadra che ha fatto molto bene in A2, ma la differenza tra A2 e A1 ce n'è, come è enorme, il passo è grosso. Spero anche che i giocatori che non l'hanno mai fatta non la sentono così pesante come tante volte succede, e quindi dipenderà anche da questo, diciamo, dall'impatto che avranno e che avrà anche, che sentirà la squadra, da questa differenza di aver fatto una Serie A2 vincendo quasi tutte le partite anche con una certa facilità, e a trovare qualche partita con qualche sconfitta che potrebbe essere anche brutta. Quindi ci sta, il campionato di Serie A1 purtroppo succedono queste cose, quindi bisogna anche saper gestire questi momenti che ci saranno, sia magari di una vittoria, ma non ti può portare l'entusiasmo e la felicità che arrivi fino al cielo, ma neanche buttare tutto giù quando perdi una partita. Partiamo con i piedi per terra, ripeto, e un campionato, diciamo, partiamo da piccolo, per poi tutto quello che avremo sarà da guadagnare, perché sennò al contrario diventa tutta una delusione, tutto da buttare via, non vale più la pena né Baccaro né tutti gli altri che sono stati presi, quindi partiamo da questo punto, se penso che sia importante. Perfetto, grazie, in bocca al lupo. Presidente, il giorno della presentazione di Vinicius Baccaro è un giorno importante, direi, questo per il Latina Calcio a 5. Beh, sicuramente un giocatore così importante, così rappresentativo anche a livello di immagine, così forte, credo che a Latina non sia mai arrivato, non solo nella mia gestione ma anche precedentemente. È quel giocatore che dovrà consentirci anche di dare quel pizzico di esperienza in più, dovendo affrontare comunque una categoria, un campionato che è sicuramente più impegnativo e dove anche il fattore esperienza è molto importante. Il mosaico ora è completo? Beh sì, abbiamo fatto uno sforzo notevole per portare qui Vinicius, almeno per adesso, poi se Dio vorrà, se ci saranno qualche risorsa in più a dicembre vedremo. Ai suoi ragazzi il presidente La Starza cosa chiede per questo campionato?
Ma chiedo tanto impegno di non buttarsi giù nei momenti in cui purtroppo ci saranno delle sconfitte. Oggi, se dobbiamo tirare una percentuale delle vittorie in questi 5 anni, credo abbiamo vinto il 90% delle partite. Capitava di perdere 2-3 partite all'anno, se no quest'anno sicuramente saranno anche momenti difficili, quindi chiedo a loro il massimo impegno e di fare sempre più gruppo, che è sempre stata la nostra arma vincente. L'ultima domanda sul pubblico: cosa si aspetta dai tifosi nerazzurri quest'anno? Ma guarda, noi la cosa importante, ancora non c'è l'ufficialità, però credo che sia ormai fatta, dovremmo giocare il venerdì alle 20:30. Questo farà sì che soprattutto per gli amanti del calcio a 5 che lo praticano il sabato, che non potevano venirci a vedere, avranno possibilità sicuramente di venire. In più anche tutte le squadre dei posti limitrofi, parlo dei Castelli, di Roma, i Fondi, che anche loro, ecco, non giocando di venerdì, potranno venire qui a Latina quando lo vorranno, e ovviamente ci aspettiamo di recuperare tutto quel pubblico che abbiamo perso lo scorso anno con il Latina Calcio, che giustamente ha attirato su di sé quasi tutte le attenzioni, e giocando in concomitanza con noi il sabato, anche quando noi magari giocavamo in trasferta a loro in casa, ma c'erano in molti che assistevano le partite alla televisione, quindi contiamo di recuperare, ecco, tutto quel pubblico lì. I numeri dovranno sicuramente essere i numeri di una Serie A che merita, insomma, tutte le attenzioni del caso. Non c'è mai stato qui a Latina, quindi io dico che chi rimarrà a casa non avrà più scuse.